Poracci si ricomincia con il TG Poro e non solo. Questa sera ci vediamo alle 21.30 sul sito Viola per inaugurare la stagione delle live 2022. Parleremo di cosa ci aspetta in questi primi mesi del nuovo anno, dei progetti futuri per il canale, ma soprattutto nerderemo duro. Vi aspetto. Per quanto riguarda solo risposte sbagliate, vabbè dai, era facilissimo. Si trattava della versione definitiva di Super Mario 64. Star Mouse 64 è stato il più rapido di tutti, con quel numero finale non poteva essere altrimenti, mentre mi avete fatto morire con tutte le vostre risposte, quindi come più bella scelgo quella di Luca, l'autore della ROM hack più poraccia che si sia mai vista in giro. Bene, anno nuovo, nuova risposta sbagliata. Di che gioco si tratta? Sorprendetemi! Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi anche nel 2022. Dopo una bella pausa di una settimana abbondante e in apertura del nuovo anno, la puntata di oggi non potrà che essere ricchissima. Nel TG Poro di oggi parleremo di un'esclusiva Nintendo rubata da Microsoft, dei nuovi sconti presenti sull'eShop di Switch e anche di nuove dichiarazioni di Sega su Sonic Frontiers che aumentano di molto la curiosità intorno al titolo. Prima di iniziare però vi ricordo che il 2022 sarà un anno fondamentale per la conquista non violenta di YouTube Italia che ci porterà a instaurare la Repubblica Democratica Poraccia. Quindi mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche e seguitemi anche sugli altri social. Trovate tutti i link in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo. Il cloud gaming piano piano sta diventando una realtà sempre più concreta e a supportare questo passaggio epocale quest'anno ci penserà anche Samsung. Infatti uno dei leader del settore delle smart TV ha annunciato che nel corso dell'anno alcuni nuovi televisori proposti dall'azienda verranno venduti con un nuovo sistema operativo che includerà una sezione dedicata esclusivamente al cloud gaming all'interno dello smart hub. Sincronizzando i propri controller Bluetooth, gli utenti potranno accedere a popolari servizi di gaming in streaming come Stadia e GeForce Now, ma la lista di piattaforme supportate si espanderà nel corso del 2022. Come se non bastasse, Samsung ha annunciato che questi schermi supporteranno anche gli NFT e gli utenti saranno in grado di acquistare, visualizzare e scambiare immagini NFT direttamente dai loro pannelli. Se pensate che questa sia una prospettiva distopica, beh, fate molta attenzione perché quello degli NFT potrebbe rivelarsi come qualcosa di molto di più di un semplice trend passeggero. Sempre più aziende infatti si stanno dimostrando interessate nell'introdurre questa tecnologia all'interno delle loro produzioni videoludiche. L'introduzione di Quartz di Ubisoft è stata accolta assai negativamente dal pubblico e dagli stessi impiegati, così come DSC Game World ha fatto dietro front dopo l'annuncio di voler inserire gli NFT all'interno di Stalker 2. Square Enix è invece sempre più convinta che in futuro gli NFT saranno parte integrante del gaming e il presidente dell'azienda, Yosuke Matsuda, ha comunicato in una lettera di fine anno che nonostante il pubblico non sia favorevole all'idea, Square Enix si impegnerà attivamente nell'implementazione di NFT e blockchain nei suoi titoli. Cosa ne pensate di questa prospettiva? È realistica? Vi interessa un futuro del gaming fatto di NFT? Molto meno distopico è l'immediato futuro proposto dal mitico Kojima, che ricordiamolo è un poraccio vero. Il leggendario game designer ha infatti annunciato su Twitter che il 2022 sarà un anno bello pieno per la Kojima Production. Quest'anno inizierò da subito un nuovo lavoro e poi mi sposterò su un nuovo livello di sperimentazione con un progetto radicale. Spero anche di riuscire a dare il via alla divisione TV e film. E potrei anche dare il via a qualcosa simile a un progetto radio? Queste le parole di Kojima. E insomma, tutto gli possiamo dire tranne che non si dia da fare anche quando non ci sono titoli ad uscita imminente. Chissà cosa intendi con quel progetto radicale. Tempo fa si parlava di un contratto in esclusiva con Microsoft per sfruttare le potenzialità di Azure e confezionare un titolo basato esclusivamente sul cloud gaming. Che Kojima sia pronto a inaugurare una nuova era del videogioco? E in chiusura, tiè, beccatevi la copertina giapponese di Triangle Strategy, il successore spirituale di Octopath Traveler ad opera di Square Enix. Per me si tratta di uno dei titoli più attesi per quest'anno e trovo l'artwork bellissimo, ma in rete ho letto molte lamentele. Tanti utenti ritengono che la copertina non sia descrittiva di quello che sarà il gioco. Bah,
Per me le critiche non hanno senso, ma ditemi un po', voi cosa ne pensate? Ma passiamo alle notizie del giorno. Lo scorso anno avevamo parlato della remastered di GoldenEye 007 per Nintendo 64, un progetto previsto per Xbox Live Arcade nel lontano 2008 che però, a causa di problemi di licenza, non ha mai visto la luce. Sì, molti parlano di una Nintendo che si è impuntata e ha detto di no, impedendo la realizzazione del progetto. Ora però c'è un aggiornamento improvviso su questo rifacimento ed è probabile che venga rilasciato da un momento all'altro su Xbox. Prospettiva interessante, ma invece per Switch? In fondo GoldenEye è uno degli FPS più importanti di sempre e uno dei giochi fondamentali della libreria Nintendo 64. Il seminale capolavoro di Rare dimostrò che c'era spazio per gli sparatutto in prima persona anche al di fuori del PC e portò il concetto di multiplayer in locale sul livello mai raggiunto prima. È risaputo che la remaster fu accantonata perché saltarono gli accordi tra Nintendo, Microsoft e MGM e fino all'inizio dello scorso anno si pensava che il progetto fosse perso per sempre, se non fosse che è iniziata a circolare una ROM funzionante via emulatore del prodotto completo. Ora però è successo qualcosa di strano. È stata leakata la lista completa degli achievement del titolo presenti sui server di Xbox Live e due gamertag, riconducibili a Rare, hanno addirittura sbloccato qualcuno di questi obiettivi. Microsoft potrebbe essere pronta a rilasciare finalmente questa chimera videoludica, ma questo significa che è stato fatto un accordo con Nintendo? Secondo Jeff Grubb, che è comparso di soppiatto nella chat live di un podcast di Spawnwave, sì, c'è stato un accordo tra i due colossi e sì, l'idea è quella di rilasciare GoldenEye anche su Switch, ma non si sa bene in che termini. Si tratterà di un gioco acquistabile a prezzo pieno? Oppure semplicemente su console ibrida arriverà la versione Nintendo 64 mentre la remaster rimarrà un'esclusiva Microsoft? In realtà io spero di vedere la nuova versione anche su Switch, perché chi l'ha provata un anno fa via emulatore parla di una riedizione fatta con i fiocchi e sarebbe troppo bello poter rigiocare a questo grande classico Nintendo 64 aggiornato a degli standard attuali con tanto di multiplayer online. Ma dopo Banjo e Kazooie anche il ritorno di un titolo così importante su una console Nintendo sarebbe a suo modo epocale, l'ennesimo segno di un riavvicinamento tra Nintendo, Rare e Microsoft. Voi cosa ne pensate, poracci? Avete mai giocato a GoldenEye? Nintendo in questo periodo è parecchio generosa e in occasione di Capodanno ha deciso di far partire una nuova campagna di sconti mentre quella precedente ancora non era finita. Sconti su sconti, anche se solo per qualche giorno. Vediamo quindi quali sono i titoli da non lasciarsi sfuggire assolutamente, anche perché ci sono due dei miei personalissimi goti. Come al solito domani negli shorts vi consiglio altri titoli. Intanto, come non citare Narita Boy a 12,49 euro, Death's Door a 15 e FIFA 22 a... No, questo no, non prendetelo. Se l'inglese non vi spaventa, il prezzo di Disco Elysium potrebbe essere quello giusto. Poi è assolutamente da prendere al volo la remastered di Red Faction a soli 2 euro, praticamente la stessa cosa che era accaduta con Saints Row 4. E se invece vorreste a tutti i costi giocare a Forza Horizon 5, ma non avete una console Microsoft, fate un pensierino su Burnout Paradise Remastered. A questo prezzo è un ottimo affare. Se non avete voglia di aspettare Advance Wars o non ve la sentite di investire 40 euro in Fire Emblem, allora date una chance a Wargroove. Ah, e c'è anche Civilization 6 a 9 euro o 25 se volete tutto il pacchetto completo. E chiudo con un cinematic platform che probabilmente avete già giocato, ma mi sento comunque di consigliarvi, non si sa mai. Il primo Little Nightmares a 7 euro è un ottimo prezzo poraccio. E voi approfitterete di questi sconti o magari avete già altri titoli da segnalare. E chiudiamo con un piccolo aggiornamento su Sonic Frontiers. Sega ha infatti confermato un rumor che girava già da tempo sullo sviluppo del titolo. Solo che mi dovete aiutare a capire se questa notizia va interpretata in senso positivo o negativo. Ora vi spiego perché. Nel recente Q&A con gli investitori tenutosi il 14 dicembre, Sega ha confermato che i piani iniziali erano quelli di rilasciare Sonic Frontiers nel 2021, ma il progetto in seguito è stato rimandato al 2022. Il motivo? Beh, nonostante il 2021 fosse perfetto per celebrare i 30 anni della mascotte, Sega ha ritenuto che fosse necessario un altro anno di sviluppo per assicurarsi che ne uscisse fuori un prodotto di qualità. A quanto pare, per la prima volta, l'azienda avrebbe dato maggiore importanza al controllo qualità, raccogliendo anche feedback esterni dai tester. Un cambio di direzione netto rispetto a quanto visto nel passato più o meno recente dei titoli di Sonic. Il lancio di Sonic 2006, Sonic Boom e Colors Ultimate sono
esperienze che probabilmente l'azienda non vuole più ripetere. Quindi si tratta di un cambio di rotta positivo, che per Sega stessa indica la volontà di riporre uno sforzo adeguato al valore che un nome come quello di Sonic si porta appresso. C'è solo un piccolo però. A voler essere maligni e a prendere in considerazione anche i primi leak dei presunti tester, Sonic Frontiers, o Rangers all'epoca, era tutt'altro che entusiasmante nelle sue fasi preliminari di realizzazione e si parla addirittura di uno sviluppo ripartito da zero perché il progetto non sembrava andare da nessuna parte, tipo Metroid Prime 4. Il tempo extra quindi non sarebbe stato utilizzato per rifinire Frontiers, ma più che altro per ricominciare tutto da capo nella speranza di salvare un progetto ambizioso, forse anche troppo. Quindi potrebbe trattarsi non di un passo in avanti, ma di una situazione così tragica da aver costretto persino Sega a fermarsi a riflettere, nonostante in passato non abbia mostrato alcuno scrupolo nel pubblicare prodotti tutt'altro che entusiasmanti. Voi poracci cosa ne pensate? Che idea vi siete fatti di Sonic Frontiers? Quel poco che si è visto, vi ha convinto? E questo poracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto come al solito qua sotto nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno. Noi ci vediamo o questa sera in live, mi raccomando passate, o altrimenti domani per un nuovo video, quello non mancherà di sicuro. Voi mi raccomando, riposatevi, fate i bravi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Golden, Michele Ai. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Neanche un errore. Pazzo! Sì!